E scandalo! Ciao a tutti, buon pomeriggio, io sono Gabi. Io sono Eleonora. E questo è il nuovo video! Benvenuti o bentornati sul canale. Oggi stiamo a fare le cose che faccio molto più spesso nella vita: magna e piame cura della faccia e del mio corpo. E stare con me. E stare con Nora. Perché siamo qui tutti quanti riuniti nella casa del signore con... Della signora! La casa della signora che è Nora, per chi non la conoscesse, è la mia migliore amica. Trovate il suo canale qua sotto e andatela a seguire perché è divertente e se trucca. Cioè due cose divertenti. Si vede? Questa sì, è la tecnica alle hit. Per non farci vedere imperfetto, mettiamo la maschera addosso che ci copre l'85% del viso. Qui è la parte dove ci può... interessa. Esatto, perché abbiamo... esatto, se devo mettere le cose in bocca. E quindi bene. Abbiamo iniziato ufficialmente scandalo. Benvenuti e bentornati. Per chi se lo chiedesse, abbiamo sotto i patches per gli occhi. E qui stiamo mutando. Una maschera per... Non mi sto prosicando. Per unghie e cuticole. Per la prima volta, Kevin, non sto usando le cannucce di plastica. Esatto, sono troppo emozionato e soprattutto I love. Siamo tornati perché non c'è stato l'episodio di scandalo di luglio. Ma recupereremo alla grande con questo video. Che cosa c'è di più bello? Una maschera, il Mac, il gossip, le amiche. Apri la salsa barbecue. Le amiche che rompono puntualmente le scatole. Allora, che c'è sul menù? Sul menù abbiamo una cosa di luglio molto intrigante che riguarda Temptation Island di 3 anni fa ormai. Tre anni fa hanno partecipato a Temptation Island. Ridi. Sono due tipi di persone nella vita: quelli che prendono una patatina o quelli che ne prendono 5. È in dubbio io chi fossi dei due. E hanno partecipato come coppia Alessio e quello che stava con Valeria Bigella. Quello è importante della coppia. Malissimo, esatto, che sarebbe veramente fatto un'altra storia. Vabbè, sono comunque usciti insieme, poi si sono lasciati eccetera eccetera. E lui, al che ad oggi, è fidanzato con un'altra ragazza. No, con lei. Io pensavo con lei. Sono lasciati e lui adesso sta con un'altra ragazza. È successo che nel mese di luglio questo Alessio è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. È stato arrestato? È stato proprio arrestato e condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione. E la cosa che per me è lo scandalo è la motivazione che lui ha dato quando lui ha confessato effettivamente di fare questa cosa extra illegale, raga. Come, per soldi? Esatto, da 1 mese e mezzo. Per soldi, perché poi quando gli hanno fatto la perquisizione in casa gli sono stati trovati, oltre alle sostanze stupefacenti, anche 5.000 euro in contanti. Ragazzi, queste cose non le fate perché vi portano i soldi, ma... Vabbè, guarda, no, no, esatto. Nemmeno farne uso, figuriamoci. Assolutamente. Per me meglio di qualsiasi altra droga. E lui si è giustificato dicendo che spacciava per... a causa della nuova compagna. Più che a causa perché la ragazza guadagnava troppi più soldi di lui e lui voleva guadagnare tanto. Quindi si è messo a spacciare. E dopo 1 mese di attività criminale l'hanno ingabbiato. Direi che manco... Non, insomma, ho parole. Manca la navocazione, insomma, lei. Poi è brutto. Che ti giustifichi mettendo in mezzo comunque. Esatto. Per prendere le tue responsabilità. Il bello è che lei ha detto tipo: io gli starò accanto qualunque cosa succeda. È una cosa di cui vergognarsi a prescindere. Ma te, lei non lo sapeva? Certo che lo sapeva. Lei lo sapeva, e come? Ma lei ha detto che non lo sapeva? Lei non si è dichiarata sul fatto che lo sapeva, cioè se lo sapeva o meno. Beh, non lo so. No! Non è vero. Quindi Alessio in questo momento è in carcere e ci resta. E gli hanno fatto, gli hanno dato 2 anni e 8 mesi più 14.000 euro di multa. Secondo me non è vero che lui, perché lui ha detto che spacciava da 1 mese. Ma secondo me non è vero. Cioè, Kevin è esperto. Sì. Ma ci interessa meno... così tanto Alessio? Ma infatti andiamo avanti. Passiamo avanti ad un argomento molto sensibile alla mia amica puta. È Jaclyn Hill nel mese di luglio, giusto? È uscita con la sua linea di cosmetici, Jaclyn Hill Cosmetics. Dovete sapere che Jaclyn Hill, questa è psicopatica per lei. Cioè, lei è tipo lesbica per Jaclyn Hill, raga. Lady Gaga. Jaclyn Hill no, però mi piaceva un sacco. Lei ha fatto già delle collaborazioni in passato con altri brand, tipo Becca, Morphe. Non sono andate proprio benissimo, nel senso ha venduto un botto, ma ci sono sempre stati dei problemini. Ad esempio con Becca c'è stato il richiamo delle palette occhi perché non erano super performanti quelle uscite da laboratorio. Che dovete sapere che comunque influencer... cioè Jaclyn in questo caso aveva provato dei campioni che non sono poi gli stessi che vengono fatti in quantità grandissime per la produzione industriali. E nella pressatura o qualsiasi altro processo
di produzione, gli ombretti che sono andati sul mercato sono risultati meno performanti dei suoi campioni. Lei quindi dice: io non sono responsabile di questa cosa. Era Becca, era Morphe, perché poi è successo, mi pare, una cosa simile anche con Morphe. Si è un po' investigata questa, cioè, lo possiamo dire. Sì, però stavolta è uscito il suo brand e quindi è responsabile al 100%. È uscita con la sua linea di rossetti in stick, nude, cremosi. Si è affidata ad un laboratorio che lei stava fosse top. Il packaging è bellissimo. Il packaging lo amo, io ce l'ho tipo in esposizione nel Beauty Office. Perché io ne ho comprato di te. Deborah 1. La prima volta che Deborah fa una cosa intelligente, eh. Beh, perché io ero fissa con Jamie. Mm-hmm. Volevo supportarla. Certo. Questi rossetti hanno dei problemi evidenti, poi magari Kevin allegherà foto. E la gente si è chiesta innanzitutto che cos'è. Secondo, e quindi lei ha fatto un video spiegando, sì, perché dando le spiegazioni in realtà che le ha dato il laboratorio, perché comunque non è che li produce lei con le sue mani. Sono bolle di ossigeno, sono peletti dei guanti che usavano. Ma comunque che schifo, cioè. Sì, comunque sono contaminati, altro in grandi, grandi, grandi quantità, perché poi ci fai caso, ogni volta che apri il prodotto, tanti non sono perfetti 100%, no, hanno delle pollicine, oppure alcuni hanno sudato o altro. Il problema è che è stata una grande quantità questa di gelin. Io tutti e tre i rossetti che ho ricevuto erano così. Tante bollicine, che anche se sono semplicemente ossigeno, comunque non sono belle da vedere. E per lei che voleva creare un brand che andasse sul luxury, non sul low cost di questo, cioè, è un problema tutto. Sono troppe cose, raga, troppi aggiornamenti. Comunque a un certo punto lei è sparita dai social, si è cancellata. Cioè, se la cercavi su Instagram e Twitter non esisteva. Ed è tornata una settimana fa, 10 giorni fa, con un video molto più tranquillo, dove lei fa capire comunque di essere terrorizzata, perché io la capisco, cioè posso immaginare soltanto a quel livello di Madonna che urto, che questa ma cosa come mi faccio? Casca. Esatto. No, dico la maschera. Ma Leo, vi parlerò così, mi farò vedere così nella mia bellezza struccata. Naturale. Che Janine ha fatto un video in cui spiegava, faceva anche dei certificati del laboratorio. Prima, esatto, poi quest'altro è tornata ed era terrorizzata da qualsiasi cosa lei facesse. Diceva: tanto io se piango mi dicono che non va bene, che faccio la vittima, non voglio fare la vittima. Se torno con un video tranquillo dicono che sono, cioè che non faccio mettere niente. Faccio mettere niente, cioè everything you do, qualsiasi cosa fai, la gente avrà sempre qualcosa da dire. Quel lato lì lo capisco. Il lato aziendale, lei dice di aver licenziato un botto di persone, assunto un botto di persone nuove e competenti, licenziato anche il laboratorio che le stava producendo non solo i rossetti ma anche ovviamente altri lanci che aveva in programma. È andata da un altro laboratorio, che speriamo sia quello giusto, raga. E ovviamente penso che sarà stata anche rimborsata dal laboratorio, perché ha subito dei gravi danni a livello economico, urgente proprio. Ha rimborsato tutti quelli che hanno acquistato i rossetti, anche quelli che non volevano il rimborso, tipo Ale Hilton. Buongiornissimo, caffè macchiato al latte di soia, amiche. Buongiorno all'altro, se trovate soldi, ma mi ha rimborsato. Quindi io penso che stia comportando bene. E invece possiamo parlare di un altro scandalo beauty, o lo lasciamo alla fine? Eccoci qua, siamo pronti. Lady Gaga. Da Lady Gaga è ovvio che ti aspetti qualcosa di extra, qualcosa di più. Sì, cioè praticamente Gaga è uscita con la sua linea House Laboratories. A me viene sempre a dirlo. Laboratories. Il problema è che mi aspettavo di più da Gaga. Io sono una grande fan di Gaga. She's è la mia preferita. È la mia cantante preferita in assoluto, anche più di Beyoncé. Avevo grandi aspettative. Ho comprato. Il problema è che è tutto in preordine. Non un preordine che ti arriva in una, due, tre settimane. Arriva tipo a ottobre, il primo ottobre, 30 settembre. Secondo me questa è una cosa che ha reso un pochino il brand a livello di percezione un poco più cheap. È il fatto che sì, il prezzo è alto, però è venduto in esclusiva su Amazon. Troppo. Per il lancio, secondo me, non lo so, almeno per la percezione che c'è in Italia di Amazon, che non è, no, Sephora. Andiamo avanti con Temptation Island, perché nel mese di luglio è tornata Dutch e Gioia. Temptation Island, dovete sapere, noi siamo grandissimi fan. Cioè, quanto mi era mancato. Lui è diventato veramente molto bravo come conduttore, c'è da dire. È uscito lo scandalo che, al di là di tutto quello che è successo, che adesso magari parleremo di qualche perla, ma ragazzi, Temptation Island VIP lo condurrà Alessia Marcuzzi. Quanto so male le pipite. Ma lo sai, a me non mi fanno impazzire invece le pipite. E quindi niente, so da una parte contento, perché mi fa strano vederla in quel contesto, ma ce la vedo. Io devo dire che a me Alessia Marcuzzi, mia conduttrice, è sempre piaciuta. Invece di questa edizione, che vi è piaciuto, che non vi è piaciuto? Esatto, ragazzi, questa edizione, io non so quale coppia è stata peggio. Cioè, questa edizione penso che sarà forse la migliore ad oggi, dove sono successe più cose, ma raga. Sai che c'è, che andando avanti, è finito l'esame. L'ho presa per me. Andando avanti, ogni edizione comunque sarà per forza sempre un po' più falsina. È ovvio, perché ormai il gioco, cioè, lo conoscono tutti qual è. Perché lo sappiamo tutti quanti che i tentatori stanno là per far quello. In realtà io lo stavo facendo questo discorso con mamma. Non è un'offesa, non è, cioè, prendete la cosa con le pinze. Però sembra quasi che ci siano, cioè, siano escort che sono là, che devono essere pagati per rimorchiare il tipo e per farlo uscire con loro. Già, mi sono finito le palatine.
Vabbè. Coppie che piaciute o non piaciute, mm-hmm, sono lasciati tutti, tranne l'unica coppia che doveva lasciare. Esattamente. Cioè, quella penso più. Per me le più gravi sono state quella di Sabrina e di Nicola e di Massimo e Ilaria. Aspetta, pure Arcangelo è maturo. Arcangelo pure, meno male che sono stata troppo felice che Arcangelo lui abbia detto di no, sia stato fermo e sia, cioè, non si sia fatto abbindolare anche un mese dopo quando l'hanno fatto e ho visto che comunque non sono tornati insieme. Sono contento, quantomeno è rimasto della sua opinione. Esatto, e soprattutto lei può farsi una vita dopo 13 anni con una persona che sicuramente gli ha messo le corna. tante corna. E Massimo uguale, secondo me veramente gliel'ha messa l'aria le corna. Katia mi è piaciuto molto come personaggio. Non come persona, ma come personaggio. Katia ha fatto tantissime cose sbagliate nel percorso per ritrovare o perdere il suo amore. Però non potevi odiarla. Sì, perché Katia è così. Nonostante lei sbagliasse, raga, a me faceva ridere. Cioè, regà, la scena l'ha fatto con quel tipo. Ma ci ha messo 3 ore a fare la coda? Ma hai visto la nuova canzone di Ellen del Vito? No, oddio, non mi dica che l'ha fatta su di lei. Amo, a me mi gustano i miei mangi. Amo, la voglio vedere. Fotonica. Ma passiamo a parlare di cose romantiche un attimo. E di cose che sarebbero veramente tanto tanto belle da vedere a livello social, secondo me. Perché a luglio c'è stato il matrimonio di Paola Turani. Sono sua? Sì, perché poi invece è finito quello di Eros Ramazzotti con la compagna, quindi... Ma veramente? Siamo buono. Io l'ho visto, regà. Con il fidanzato ovviamente storico. Certo, sì, che stanno insieme da tipo 10 anni. Quanto sono? Sì, un sacco. Penso che hanno portato le pedicure. I cani. Regà, io allora, quando io ho visto anche il video del matrimonio. Cioè, è una di quelle cose che si fanno, ahimè, quando vedi una cosa che è talmente tanto bella, pure e semplice. Dici, cioè, avessi qualcosa fatto male, una sedia rotta. Beh, hanno spoilerato il fidanzato di Giulia Valentina. Erano anni che si metteva il pizzo in armadio, come faceva la fifella con i pischelli, di nascosto, un pizzo in armadio, Giulia Valentina uguale. E a quanto pare invece è uscito fuori. Che poi ancora non ho capito se è bello o brutto, però vabbè. Non te lo so spiegare, mi sono sentito un po' in una bolla d'amore. Era tutto quanto così di lì, super bello. Ma poi il posto? La wedding planner, mm-hmm, era una donna, ha fatto un ottimo lavoro. Cioè, proprio bello, bello, bello. Perché era proprio stile Paola Turani il matrimonio. Sì. Invece, un'altra Paola che rientra tranquillamente in questo scandalo è Paola Di Benedetto, che si è accannata con Federico, quello del Benji e Fede. È successo che dal giorno alla notte Paola Di Benedetto ha messo una storia che io adesso ti leggo, amò. Ok. Federico, il giorno prima che Paola Di Benedetto mettesse questa storia, stava al festival dove stava a cantare Jovanotti. Ha attaccato Paola in una canzone che stava cantando Jovanotti, tipo romantica, una cosa tipo a te, che sai, cioè a tutti, a te, no? E poi il giorno dopo fa questa storia dove dice: la mia storia con Federico si è conclusa. Se avete imparato a conoscermi sapete che in amore do tutto, ma quando vedo mancare rispetto non ci sto. Purtroppo spesso fidarsi non serve a nulla. Il mio pensiero adesso, come potete immaginare, è curare la mia mente e il mio corpo, che come alcuni di voi hanno visto è un po' mutato negli ultimi tempi. Vi chiedo soltanto di comprendere il momento molto delicato, almeno per me, e di rispettare questo periodo. Vi mando un bacio, Paola. Ovviamente dal suo messaggio tutti quanti, cioè, se capisce e se percepisce che quello che ha sbagliato è stato lui, e quindi si è subito pensato alle corna. E a quanto pare sarebbe vero che sto corna e che lui gliel'abbia messa con quella d'amici che stava con Biondo, Emma, quella che ha fatto per diverse anziane con Shade. A quanto pare così si dice che è stato con lei. Ma comunque sia, ha fatto bene lasciarlo. Adesso assolutamente sì, raga. Lui non si è, da quello che so, non è che se non si sia esposto, non. Ma scusate, a proposito di corna famose, il libro. Giradella Alice ha fatto uscire un libro, però non si può preordinare, non so se è proprio uscito. Perché uscirà il 17 settembre. Ah, ok, pure lei come Lady Gaga. E si chiama? Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza. Oh, sei bravo, ma sei assolutamente preparato. Sì, amore. Ma... E scandalo! E io lo compro. Non vediamo l'ora di leggerlo, raga. Perché dai, è trashissimo. Raga, lei è un genio del marketing. Cioè, ovviamente non penso che l'avrà scritto lei. No. Però raccontando la storia, Ghost Rider, penso riuscirà a qualcosa di carino. No, infatti c'è proprio scritto che l'ha fatto in collaborazione con Silvia qualcosa. Ma ovvio, non sa mettere due congiuntivi uno presso all'altro. Ti dicono che non sa parlare. Ma io non so. Lui, visto che parla delle corna di Andrea, se la querela, se non mi sono messo. No, ma ti pare che la querela, no. Però lo farei. Vorrei sapere la. No, perché? Cioè, ma tu stai parlando dei cavoli in maniera pubblica, non so. Amore, tu non mi devi mettere le corna. Amore, però le corna sono una cosa sbagliata eticamente, non legalmente. Beh. Magari non fa nomi.
Non facendo nomi o... Ah, se sta messa dal barculo, è vero, cioè. Parliamo invece del prossimo scandalo, che riguarda sempre uno dell'altro della coppia di Benji e Fede, che è quello biondo ma con gli occhi azzurri, quello che sta con Bella Thorne. Perché è successa una cosa che è molto delicata, molto spiacevole, secondo me è giusto parlarne proprio perché è un discorso molto importante. Bella Thorne è stata ricattata da uno stalker che le ha... Uno stalker? Non mi ricordo se che fosse... Che non era uno stalker. Non mi ricordo se fosse uno stalker o meno, ma fatto sta che questo tipo gli ha aggirato il telefono, quindi prendendo tutti quanti sia le foto, i chat, insomma, perché aveva delle foto di nude sua, ma insomma chi ce l'ha ste foto? Kevin è pieno, attenti se gli hai creato il telefono. Mi prego non lo fate. E ovviamente lei è stata malissimo. Lei è arrivata a un certo punto dopo ricatti molto molto pesanti che questa persona le ha fatto, e lei ha deciso di pubblicare tutti quanti questi contenuti riguardo, in modo tale da non essere ricattabile. Ha detto io non voglio più dare potere a una persona di potermi ricattare. Quindi ha pubblicato lei sul suo account Instagram, mi pare, no, o Twitter, tutti quanti i suoi, tutte quante le sue foto, i suoi video di nudo. Ha ispirato a me tantissimo. È un messaggio molto che importante. Comunque è stata costretta, cioè comunque una situazione del genere non deve, certo, sì, cioè, non sarebbe, non avrebbe mai e fatto. E io spero, penso che comunque sia stato denunciato questo hacker, questa persona. Io non so se lui l'hanno trovato, cioè non lo so. Ah, lei non aveva un nome e cognome, no. Non credo proprio, altrimenti... E tra l'altro, collegato a un altro scandalo comunque brutto, ha riguardato praticamente un fotografo, questa cosa, molto famoso americano, perché ha scattato foto a, mi ricordo solo Ariana Grande, ma tantissime altre persone famose. Il fotografo praticamente cosa faceva? Tramite DM scriveva a delle ragazze, o delle ragazze gli scrivevano per fare dei photoshoot, e lui gli chiedeva delle foto delle tette, dei nude, e loro tipo... Hanno pubblicato queste cose, stanno uscendo tutte adesso, fa diciamo comunque parte del movimento Me Too, dove donne o comunque persone nell'ambito dello spettacolo parlano di abusi che hanno... Oh, c'è immaginato! Ma torno. Comunque, a parte la parentesi divertente, finiamo il discorso. Questo fotografo praticamente hanno pubblicato le chat dove chiedeva: non ho perché di vedere le mie tette, non voglio che mi fai foto nuda, no? Tipo anche i ragazzi dicevano: guarda, io ho visto il tuo profilo, vorrei foto così. Come, perché lui sul profilo non ha nemmeno nudi. Quindi pure che fosse. Cioè... E lui faceva: no, se scattiamo alle mie condizioni, soprattutto se scattiamo gratis. Ma... Cioè, capito? Lui faceva il photoshoot gratis in cambio di prima foto, esatto, e poi prestazione. Comunque non dovete mai cedere a queste cose e denunciarle, per quanto sia imbarazzante. Se, da un lato sì, forse potrebbe essere anche imbarazzante, ma soprattutto può spaventare, perché una persona che vuole entrare nel mondo dello spettacolo ha paura che dicendo di no e denunciando la cosa si chiudono le porte. E purtroppo magari è proprio così, siamo in un mondo in cui è così, però d'altra parte avete comunque in tasca la vostra dignità, secondo me, che è la cosa più importante. Bisogna proprio cambiare questo modo, siccome purtroppo è la normalità, tipo che questa sia la normalità, cambiamo le cose. E chi sta dentro al mondo dello spettacolo è il primo che dovrebbe fare qualcosa, è il primo che non dovrebbe chiudere gli occhi, è il primo, esatto, che dovrebbe indagare. Quelli veramente tipo i più brutti che io abbia mai... Non figurati quando devo girare le scandalo, non ti puoi sbagliare. Volevo la maschera per coprirmi il viso, invece niente. Ma vabbè, che mi importa un po' sfiga. La leggenda narra che dopo 150 anni di sfiga tu diventi la sfiga. E visto che io nelle mie vite passate, nella mia vita presente, ce la sono sfigato, sono diventato la sfiga in persona. A parte che, per chi è arrivato fino a qua, commentate con questa emoji sarà un nostro segreto. E quindi niente, direi che questi ragazzi li abbiamo più che riempiti di gossip, di make e di bellezza. Fateci sapere voi quali scandali avete sentito, avete visto in giro. Cosa pensate di quelli di cui abbiamo parlato? Vogliamo sapere le vostre opinioni al riguardo, assolutamente. Absolutely. E quindi niente ragazzi, noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi. Mi raccomando, se ancora non siete iscritti, iscrivetevi a questo canale e a quello della mia amica Eleonora, che trovate qui sotto nell'info box. Mi raccomando, perché cosa buona e giusta seguire il Vangelo, e oggi il Vangelo siamo noi. Quindi andate e diffondete la parabola delle signore. La morto! Io ho ancora fame, è grave.